Per Pisolo, che arriva dalla prima vittoria in Serie B e che comunque nelle prime giornate ha dimostrato anche una buona organizzazione. Che partita dunque ti aspetti? È una partita molto complicata, ha messo in difficoltà tutte le squadre, ha pareggiato col Modena, col Pisa ha fatto una grande partita. Partita difficile di Serie B, lo sappiamo. Veniamo ora alle condizioni generali della rosa, anche considerato che si tratterà della terza partita in una settimana. Sì, lì c'è qualche situazione da valutare, sicuramente ci saranno le condizioni da valutare di Cassata, che è uscito con qualche problemino dalla partita di mercoledì, qualche giocatore sicuramente ci potrà essere 3-4 situazioni da rivedere in base anche ad alcune condizioni fisiche e ad un paio di rotazioni naturali per la terza partita in 2 giorni, in una settimana. Sicuramente lo Spezia all'inizio era una delle più accreditate alla vittoria del campionato e comunque rimane con, anche in una posizione di classifica difficile, una squadra con un organico importante. Hanno anche un allenatore che ha dimostrato di saper far bene in C, in B, anche in A. Lo scorso anno comunque le sue squadre giocavano bene, quindi non sarà una partita semplice, noi dobbiamo proseguire nel nostro percorso di prestazioni.